Carissimi amici, a nome di tutto il gruppo Voci del Verbo vogliamo invitare tutti voi a una iniziativa nella quale vogliamo manifestare il valore che noi cattolici diamo particolarmente alla famiglia e alla vita. Sabato 7 maggio organizziamo la giornata delle famiglie, nella quale vogliamo dedicare una giornata a riflettere sull'essenza della famiglia, a pregare per la famiglia e a condividere questo insieme a tante altre famiglie che vengono da diverse parti dell'Italia. Abbiamo sentito l'apparire di nuove ideologie che intendono dire che la figura del padre non è necessaria, che la figura della madre potrebbe essere anche un pregiudizio, che sarebbe anche un concetto antropologico. E la cosa più drammatica di questo è che queste ideologie stanno creando le nuove leggi da applicarsi in Italia e in diversi paesi. Ed è perciò che noi vogliamo riflettere su quello che è la famiglia senza togliere il valore che ha. Giorno seguente, domenica 8 maggio, vi vogliamo invitare a partecipare con noi a questa manifestazione, alla Marcia per la Vita, nella quale vogliamo manifestare il valore della vita umana fin dal concepimento. Vogliamo essere voce di quelli che non hanno voce per difendersi, che sono i bambini in pericolo di aborto. Vogliamo difendere le seconde vittime dell'aborto, che sono le madri che hanno abortito. Davanti alla difficoltà che hanno alcune donne per dare alla luce i loro figli, la cultura della morte le offre diverse possibilità. Possibilità che non faranno altro che crescere la loro angoscia, angoscia che si portano in alcuni casi per tutta la vita. Ed è perciò che noi vogliamo parlarle della misericordia del Padre. Suor Lucia di Fatima ha detto che l'ultima battaglia sarà in difesa della vita e della famiglia. Vogliamo con queste iniziative appunto partecipare di quest'ultima battaglia, battaglia che si combatte anzitutto con la riflessione, con la preghiera, ma sempre animati da una grande speranza. E così perciò come la cultura della morte è essenzialmente tristezza, angoscia, la cultura della vita è piena di gioia. E questa gioia vogliamo che sia la caratteristica propria di questi nostri due incontri.